PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lavori in corso con emendamenti da parte del deputato agrigentino Michele Sodano. Il deputato nazionale agrigentino del gruppo misto, Michele Sodano, ha preparato degli emendamenti relativi al progetto di spesa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Di che si tratta? Ora, è ovvio che oggi le infrastrutture vanno organizzate attraverso il PNRR, tutti ne parlano, però a me sembra che poi in concreto non si faccia nulla. Io, per dire la verità, già nello scorso decreto, il decreto trasporti, avevo presentato due emendamenti che stanziavano mezzo miliardo di euro per la realizzazione dell'aeroporto di Agrigento e per il raddoppio della ferrovia tra Agrigento e Palermo. Quella roba lì è finita nel nulla, ma proprio perché oggi si va di fiducia in fiducia, i parlamentari non hanno più possibilità di esprimere su nessun provvedimento da quando c'è Draghi, però sono riuscito a fare votare in maniera favorevole dal governo questo impegno di spesa, cioè il governo si impegna a spendere attraverso il PNRR per l'aeroporto di Agrigento e il raddoppio della ferrovia. Quindi ho tramutato, diciamo, in qualcosa di scritto e confermato quello che per esempio gli ingegneri e gli architetti di Agrigento hanno chiesto qualche settimana fa a Cancelleri. Adesso nel prossimo decreto sul PNRR che si voterà il 1° dicembre, diciamo, alla Camera dei Deputati, io ripresento questi emendamenti. Allora faccio un appello ai parlamentari di Agrigento, ai parlamentari siciliani dei partiti di maggioranza, quindi a tutti i partiti, alla Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, per non lasciare indimenticati questi emendamenti, ma firmarli con me, confermarli, perché è questo il momento di agire e non delle chiacchiere. Quindi si può fare, i soldi ci sono, ci vuole un impegno di tutti i parlamentari. Io ce l'ho messo nei miei social, insomma, nei canali attraverso la mia comunicazione, potrete leggere dal vivo quali sono questi emendamenti, quanti soldi io prevedo di stanziare, naturalmente qualcosa che sia un passo iniziale. Faccio un ultimo appello poi alla politica regionale, perché vedo anche loro parlare spesso di PNRR, però qua una critica bisogna sollevarla. Come avete visto, molti dei progetti sull'agricoltura presentati con il PNRR poi sono falliti perché non erano scritti bene. Questo è un problema, perché noi abbiamo un problema in regione di competenze ed è dovuto ad un semplice fatto, che non abbiamo una classe dirigente capace di scrivere proprio questi piani e poi di fare in modo che a Roma vengano accettati, e questo è perché si è andato avanti invece che con la meritocrazia spesso a mettere dentro della gente che potesse riempire delle sacche di clientela, e questo va a danneggiare ognuno di noi cittadini.